È Seal to Silver, Seal to Silver, coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul nostro 17° episodio di Assassin's Creed Valhalla con Sinnin appoggiata sulla spalla del nostro Eivor. Eccoci qua, riprendiamo il controllo del nostro personaggio. Dunque, allora abbiamo portato Ravenstorp a livello 3, quindi si è ingrossato il nostro insediamento. Possiamo fare i banchetti adesso che siamo a livello 3. Ho razziato bene o male parecchio in giro nel mondo, ho esplorato parecchio, ho fatto le missioni di Reda, solo 3 giornaliere. Questi sono razzie troppo potenti per me al momento, come vedete, infatti non le provo neanche, però ho preso un po' di punti di osservazione e ci si è sbloccata una missione portando al terzo livello una saggia amica. L'insediamento cresce ogni giorno di più e un vecchio amico cerca una nuova casa. Incontri nuovi arrivati al molo. Chi siamo noi per non incontrarli? Assolutamente niente. Nessuno, però purtroppo ci ha dato la... Ho un porco, non fate battute sul porco che vi conosco. Ci ha dato carta bianca il nostro caro Sigurd, quindi andiamo a incontrare i nuovi arrivati visto che comanderemo in sua assenza. Secondo me è Velka, vi ricordate Velka la saggia con la madre malata? Andiamo a vedere. Dai, benvenuto a Velka, ecco lì l'insediamento. Oh cielo, sembra trascorsa un'eternità. Velka, amica mia, sei la benvenuta qui. Stai bene? Più che bene. Sono presente. E tua madre? Mia madre ha finalmente trovato la pace. Vaga in un mondo che appare solo in sogno. E lo farà per sempre. È ciò che tutti ci auguriamo. Sì, lo è. Vieni. È morta la madre. Ma sarà la donna che sposiamo, è Velka. Le onde e il vento ci hanno spinti dal principio. Eravamo come gabbiani. E tu come stai? Oltre la tua espressione stoica, vedo una calda luce di speranza nei tuoi occhi. Forse è davvero speranza. L'insediamento cresce, la gente è serena e io spero continui così. E le tue visioni? Vanno e vengono. Ma non ci pensiamo. Lasciati aiutare con il tuo carico. Ok, allora ragazzi, una cosa importante che devo dirvi. Allora, ho cambiato ascia. Questa è l'ascia iniziale da razziatore. Però vedete che c'è il corvo. Fino a poco fa io usavo questa, che era quella di Varin, col simbolo dell'orso. Adesso mi sono messo ad usare questa, che sostanzialmente è l'ascia del set del corvo. Anche se il set del corvo lo fate con questi pezzi, ragazzi. Sono 5 pezzi il set. Elmo, guanti, stivali. Possiamo potenziare gli stivali. Potenzia, vai. Quindi lo scudo e l'arma, o le due armi come volete, sono indipendenti dal fatto di utilizzare un'arma sì, un'arma no. Altra cosa, ordine. Ne ho ammazzato un altro dell'ordine, Unta, vedete? Mentre mi muovevo, c'è un piccolo filmato, ma niente di che, gli strappa il medaglione. Quindi l'ho trovato al mercato e l'ho ucciso. Quindi, ma non abbiamo ancora scoperto niente di che sugli altri dell'ordine. Quindi, come vedete, è lunga, ragazzi, è veramente lunga. Durante il viaggio ho cercato di richiamare alla mente una visione di questo luogo. E ci sei riuscita? Ho visto gli alberi e l'acqua e la collina sinuosa, ma non potevo prevedere tanto verde. È un colore magnifico e rilassante, un balsamo per occhi stanchi. Oh sì, verde speranza e grattami la panza proprio, verde insalata, che schifo. Velka, per gli dei, cosa ti porta qui? Spero che l'insediamento non sia sotto una maledizione. No, l'unica maledizione di questo posto è il suo fabbro zoticone.
Hai capito, Gunnar? Stai zitto. È una sensazione non comune dopo un viaggio per mare sentirsi comunque a casa. Questo posto è così potente. Vedi grandi cose per noi. Non serve prevedere. Lo sento nel mio cuore. Eccoli, guarda, lì c'è Radvi. Valka, dimmi, perché ci hai messo tanto? Volevo assicurarmi che il posto fosse accogliente. Quando mi sarò sistemata, Randvi, parleremo ancora. Prima che mi cadano le braccia, dimmi cosa sto trasportando. I miei reagenti più pesanti. Piombo, ossi di balena, scaglie d'oro. Finalmente qualcuno ti fa lavorare. Sono lieta di vederlo. Ah, beh, perché fino adesso non abbiamo fatto niente, eh. Hai costruito nuova vita in una terra straniera. Ne sei felice? Lo sono. Sapere che ho costruito questo posto e protetto questa gente mi appaga. Hai risposto alla domanda parlando prima di te stesso. E credo che ciò dica più delle tue parole. Quindi dove si va a stabilire, Valka? Salute. E chi è quel tizio? Ottaviano. Un tipo bizzarro. Potrebbe piacere. Vale! Ecco, la tua casa è poco più avanti. Parlami delle tue visioni. Sono sempre le stesse. Non è cambiato niente, salvo la chiarezza. Ogni volta mi sembrano sempre meno dei sogni, più dei ricordi. E il padre di tutti continua ad apparirti? Di tanto in tanto sì. E inoltre mi parla, ma mi sento un pazzo a dirlo ad alta voce. Sì, capisco. Puoi posare tutto lì. Ti ringrazio. Ok, appoggiamo qua. Ok, ce l'ha preso. Perfetto. Ed eccoci qui. Adorabile, come avevi promesso. Non appena mi sarò sistemata, potremo tornare a discutere delle tue visioni. Valka, ti prego. Tu hai un dono, Eivor. Sei in contatto con gli dèi. Ti prego, voglio aiutarti. Forse so come chiarificare queste visioni. Esiste un elisir che può trasportare la tua mente nel regno degli dèi. Se pensi che sia utile, terminerò io a casa tua. Dammi solo un po' di tempo. Te ne sarei grata. Grazie. Di nulla. E benvenuta a casa. La saggia amica, ecco qua, quindi è arrivata Valka, ragazzi. Vediamo qui, non possiamo ancora farlo perché non ho abbastanza risorse, ma ne avevo veramente tante e le ho usate tutte per evolvere nuova missione, in sogno. Possiamo fare subito la missione, ah ecco, vedete, costruisci la casa di Valka, quindi. Allora, io andrei a casa lunga per andare avanti nella nostra quest principale, quindi. Poi nella quest principale magari inglobiamo la cosa della missione di Valka, perché in questo modo possiamo saperne più delle visioni di Eivor, che comunque è il nostro personaggio principale. Io sarei, poi vedo un attimo come gestirmela, eh. Allora andiamo qui, da quello che abbiamo capito lei ci dà le missioni. Randvi, salut. La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno, potresti scorgere delle facce nuove. Mostrami la mappa delle alleanze. Vedere la mappa delle alleanze. Allora, questo è completato. Questa è una potenza troppo alta per noi, Lundgren. Anche se abbiamo degli obiettivi a Lundgren, eh. Landershire. Oh, se lo abbiamo pronunciato bene, non lo so. Ci aumenta la casa lunga, cioè ci fa un altro accampamento lì, da quello che ho capito. Potenza stimata a 20, lo possiamo fare. E qui è dove si è diretto nostro fratello. Vorrei potermi riunire con Sigurd. Si trova nella città di Repton per incontrare Ubba e Ivar Ragnarsson. A quanto ho capito, sono sul punto di spodestare l'attuale re di Mercia per incoronare un uomo a loro gradito. Un progetto ardito. Potrei raggiungerli e aiutarli come posso. Credo che dovresti. Ok, mi dedicherò a Landershire. Vai con la bella coltellata sulla mappa. Sta bucherellata sta mappa qui. Trattative in corso. I figli di Ragnar. Informerò Sigurd e i Ragnarsson promettendo loro il tuo aiuto.
Se fossi in te, andrei in nave. Repton si trova molto a nord, sul fiume Trent. Ok, allora signore, abbiamo una nuova missione. Ecco qua, i figli di Ragnar. La saga del cercatore di re. Eivor deve incontrare Sigurd a Repton, dove Ivar e Ubba Ragnarsson intendono detronizzare il re merciano. Quindi, regicidio. Vai, mi piace questa cosa. Quindi usciamo dalla casa lunga e vediamo un attimo. Vedete dove dobbiamo andare? Molto, molto a nord. Molto, molto a nord. Non abbiamo... Abbiamo già viaggio rapido, ragazzi, avevo già fatto, perché ho esplorato un pochino, quindi giustamente siamo pronti per teletrasportarci lì. Quindi va bene così, risparmiamo tempo. Sarei dovuto andarci in nave, ma sono andato a farci in quella zona di una missione di, come si chiama, del nostro amico Reda. Ieri appunto l'ho fatto, vedrò le missioni di oggi, perché voglio comunque comprarmi il cavallo. L'Erost, appunto il cavallo di El. Quindi, contando che i 300 punti dell'Ubisoft Club li voglio spendere quando qualcosa va in sconto, se manderanno qualcosa in sconto, ma non va niente in sconto adesso, ragazzi, che il gioco è appena uscito, quindi li tengo. Non, per comprare due stupidatine, l'arma più scrausa costa, che c'è una scimitarra a due mani che ho visto che mi piace molto, costa comunque 350, non ne ho abbastanza, quindi di crediti X, quindi aspetto a comprare qualcosa, andrà in sconto prima che finiremo di fare i video, lo so già. Uscirà qualche pacchetto, vedremo, dai, non mi pregiudico nulla. Allora, dov'è che possiamo buttarci? Di lì. Balzo della fede. Repton, Sigurd e Ragnarsson sono qui. Dove andiamo? Aiutami, i miei occhi. Ok, si è traccato, ragazzi. Chi si para davanti a Ivar Ragnarsson? C'è il Drengr di Sigurd? Aigo! Eivor! Se continui così, macchierai ovunque. Servirebbe del colore. Chi sono? Tutte spie. Recitavano la parte dei contadini. È finita male. Una forcata. Da questo cagnaccio rabbioso. Un tempo i nemici li uccidevamo sul campo di battaglia senza che si sognassero di mandare spie. Ora stringiamo tregue e patti. Non è da me. Lo immaginavo. Io amo le torture, le urla e l'odore di piscio. Ehi! Bravissimo. Sei libero, porcellino sassone. Potrai scorazzare per i campi di mercia. L'avrei fatto soffrire meno. Seguimi. Facciamo un giro. Ok. Persona squisita, Ivar, eh? Veramente, persona modo. Come si chiama questo posto? Io lo chiamo merdaio.
Per i merciani è Repton. I loro amati re sono sepolti sotto la chiesa. Immagina quanti capricci quando li abbiamo cacciati. Hai affondato il tuo coltello nel cuore di questo regno. È così. Abbiamo messo in riga i nobili sassoni e ora sono tutti pronti a baciarci il culo. Gli unici a non cedere sono re Burgred e il suo capoguerra, Leofrid. Ma mio fratello sta studiando un piano per sistemarli. Immagino che con lui ci sarà mio fratello. Sì, non fanno che parlare, Ubba e Sigurd. Ti dovrei togliere il cerume dalle orecchie. Ok. Non sono una stupida, Ubba. Perfetto, c'è anche una donna nell'accampamento che ha detto: non sono una stupida Ubba, ma probabilmente qui rincontreremo Sigurd, nostro fratello d'arme. Io non me ne vado, idiota. Il re è con le spalle al muro grazie a me e ai miei uomini. E ti abbiamo pagata per farlo. Ma il prezzo non cambia, perché ora hai annusato un po' del nostro argento. Io sono una mercenaria. Chiedo ciò che voglio e prendo quanto pattuito. Se avessi voluto sentire dire stronzate, ti avrei preso la lingua per infilartela nel culo. Ora va a farti fottere. Mercanteggiare non si addice al figlio di Ragnar Lothbrok. Ma non temere, Ubba. Ho i guerrieri che ti servono. Se sono come lui, allora non ho nulla da temere. Eivor, morso di lupo. Giungi al momento opportuno. Ubba e Ivar sono a caccia di re. E quando l'avremo preso, ne incoroneremo un altro. Il caro Thane Ceolwulf qui. Non è un ruolo che ho chiesto, ma è ciò che in questo momento serve alla mercia. Un re giusto che guidi sassoni e danesi. Un sassone per un dominio vichingo. Pare che sarai re solo di nome. Un fantoccio. Faccio la mia parte. Spero che tu sia qui per fare la tua. Ci serve tutto l'aiuto possibile per prepararci al futuro. Il re ha respinto le nostre proposte di pace. Con Ceolwulf sarà diverso. Un nuovo re per una nuova Inghilterra. Per ora Burgred è rintanato nella sua fortezza a Tamworth e non vuole cedere. Un altro merdaio, soltanto più a sud. L'abbiamo assediata per settimane, inutilmente. Bussar non è servito. Allora entreremo con la forza. Se prendiamo Tamworth, deponiamo Burgred e incoroniamo Ceolwulf, la contea sarà nostra. E presto anche la mercia. Sì, deponiamo. Meglio che il concetto sia ben chiaro. Burgred ci serve vivo. Se voglio reclamare il trono è una condizione essenziale. Tu mi togli le gioie della guerra, Sassone. Non tutte le vittorie devono necessariamente passare per un regicidio. Ah, ma è più divertente. Una richiesta legittima. La onoreremo. Ceolwulf appare con saggezza. Ceolwulf è cauto e ha ragione. Se mostrerà pietà per Burgred, la sua gente avrà motivo di fidarsi di lui. Proprio così. E prima interverremo, meno vittime ci saranno da entrambe le parti. È un buon piano, fratello. Sono pronto per la battaglia. Bene, ma ricorda, anche noi intendiamo guadagnarci qualcosa. Un'alleanza tra il mio clan e il regno di Mercia. Non appena vedrai quest'uomo sul trono, la avrai. Gli audaci figli di Ragnar urlano la loro brama di combattere nello scontro a venire. Che si scateni il porticare di spade. La battaglia ha inizio. Ah, non sapevamo fosse un poeta. Devo pisciare. Abbiamo un campo a nord di Tamworth. Verrete con noi? Facci strada. Puoi visitare Repton se vuoi. Ci troverai al molo quando sarai pronto a partire. Sono lieto che tu e tuo fratello siate qui, anche solo per infondere calma. Rilassati, Ceolwulf. Tutti ne avremo un beneficio. E tu verrai ricordato negli anni a venire.
ma per le ragioni sbagliate. Ok, si è riniziata la saga del cercatore di re. Allora io non perderei tempo, andrei direttamente al Moro per partire con i figli di Ragnar. Quindi vedete che c'è una stalla da cui possiamo comprare un emporio, ma ho speso quasi tutto il mio argento, quindi direi che... E poi i cavalli più belli saranno sicuramente quelli dello store, quindi vedremo di farci quello di Reda, come ho già detto in precedenza, per 150 pali, se riesco a farlo entro 2 giorni, perché purtroppo sta per scadere a prima delle sfide settimanali. Ok, un nuovo punto di viaggio rapido è stato aggiunto alla mappa del mondo. Quindi ce la facciamo in nave, sostanzialmente. Verso sud-est! Portate gli uomini alle porte di Tamwar! Invaderemo i campi e Burgred piangerà alla vista di ciò che il futuro riserverà a questo regno! Parla! Eivor, hai affilato l'ascia? Sono pronto alla battaglia. E al forticare di spade, sì! È bello averti con noi. Combattere al fianco di 2 leggende è un onore. Mi hanno narrato delle vostre conquiste e oggi ne farò parte. Tesseremo le nostre saghe insieme, filo per filo. Forza, ragazzo. Dallo smidollato che sei ti trasformerò in un vero uomo, forgiato Posso dalla guerra. Posso essere un vero uomo anche senza combattere. Muoviti, forza. Calma, Ivar. La battaglia è altrove. Sì, di certo non c'è battaglia in questo ragazzo. Questo ragazzo è il figlio di Ceolwulf. Perché non è nei suoi alloggi? Il nostro futuro re vuole un erede forte, un guerriero. È tempo che dimostri il suo valore, non trovi? Questo ragazzo sa combattere? Non sarà mai erede se muore, Ivar. Sa usare la spada? Sono stato addestrato. Ma io non voglio uccidere nessuno. Quegli uomini sono amici, compatrioti. Rilassati, piccolo re. Ora non ti chiameranno più amico. Puoi ringraziare tuo padre per questo. Ivar! Verrà con noi. E se dovesse accadere qualcosa al giovane Virgulto, affronterò la punizione del nostro futuro re. Sceglierà di farti decapitare. Ah, sentito, ragazzo? Se muori dovrò uccidere anche tuo padre. Persona squisita, Ivar. In sella, Eivor. È un lungo viaggio fino a Tamwar. Ok. Ci davano un cavallo anche loro, ma noi abbiamo chiamato il nostro. Fai sopportare mio fratello. Cerca sempre nuovi modi per divertirsi. Lo terrò a me. E apri gli occhi. La senti, Ceolbert? La puzza della gelosia. Per la nostra bella amicizia, credo. Ok, quindi, signori. Il figlio di Ceolwulf ha detto. È una prova della lealtà di Ceo. La protezione di un branco di danesi è l'ideale per un traditore e suo figlio. L'ideale? Due Ivar avete scatenato l'inferno nella contea. Le milizie del popolo sono colpevoli. Burgred ha ancora dei soldati fedeli, che sono devoti e moriranno per difendere. Vai! La tua voce, Eivor, sono diverso dagli altri. Hai buon orecchio. Molti non colgono la differenza, ma non tutti i danesi sono danesi. Da dove vieni, se posso chiedere? Da più a nord. Un luogo di nome Formur, in Norvegia. Non sapevo che ci fossero terre più a nord. Com'è la gente di lì? Hai mai visto un gregge di pecore che si trascina sul ciglio di uno strapiombo? Ecco, almeno per chi è rimasto. Non avrei saputo dirlo meglio. C'è stato un esodo di massa, dunque?
È così. La Norvegia è ora provincia di un nuovo re di nome Harald. Un giovane, ma già esperto. E non sei in collera per l'esilio a cui vi ha costretti? Lo ero. Ora non più. I viaggi in mare hanno spento. A dire il vero, posso dire di ammirare re Harald. Ha usato le parole e la spada per unire la terra che chiamo casa. Per la prima volta a memoria d'uomo, nelle saghe degli scaldi, la Norvegia ha un re. Uno solo. È una vera impresa. Davvero notevole? L'Inghilterra è grande metà della Norvegia, eppure abbiamo 4 regni e 4 re. Capisci? Come potrei non ammirarlo? No, Harald è un uomo degno e con grandi idee. Ora mi è chiaro. Sono di soli 6 anni più giovane e ancora non ho vissuto una battaglia. Non oso pensare alle sue abilità. Quella battaglia è prossima, Ceolle. Da oggi in avanti potresti fare rapidi progressi. Non credo di avere tanta fretta. In verità, Ceolle, è a mio padre che rivolgo il grosso della mia rabbia, non a Rehan. Mio padre ha ceduto a Harald il mio diritto di nascita a mia insaputa, come se fosse un barile di idromele. Non è stato un mero inganno, ma un vero tradimento. E ancora oggi è per me una ferita aperta. Nel bene e nel male, il cuore va sempre alla famiglia. Un buon verso, ragazzo. Se non fossi un principino, ti assolderei come scaldo. Scaldo? Suona quasi come Sco, i nostri poeti di corte. È ciò che intendi? Proprio così. Affascinante. L'armonia tra le nostre e le vostre parole è notevole. È come se fossimo lontani cugini, separati da un oceano di tempo e spazio. Mi piace l'idea, mi piace. Ok, riprendiamo a cavalcata. Allora ragazzi, manca ancora un po' l'arrivo, come vedete. E hanno anche accelerato, quindi se vi è piaciuto l'episodio io vi chiedo di lasciare like, come vi chiedo sempre, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando metterò online una nuova parte di Assassin's Creed Valhalla. Prossimo episodio andremo a vedere l'arrivo di questa lunga cavalcata. Alla prossima!